situazioni stravaganti e a volte pazze, per far contente mamma, nonna, anche la zia. Sintonizzatevi su Musica Allegria. Mamma che bello, mamma che bello, guardare il liscio è proprio uno sballo. Mamma che bello quel giorno che, sentendo Musica Allegria, mi sento re. Mamma che bello, mamma che bello, guardare il liscio è proprio uno sballo. Mamma che bello quel giorno che, c'è quella tecnica che piace tanto a te. Aie, aio, con Musica Allegria è come fare un gol. Aie, aio, ascolto musica bevendo un buon caffè. E vai, chi se ne frega se non è mica la Rai. E vai, e vai, conta la musica e stare insieme un po'. Amici e musica per stare insieme a voi. Tutti arriva il giorno in cui l'amore ti porta il conto che devi pagare. Tra qualche giorno mi dovrò sposare, non nego che mi batte forte il cuore. Miei cari amici, ormai mi manca poco, lo so che la mia vita cambierà. Me lo diceva nonno, eppure il mio papà, amala sempre ma non la sposa. Prima del matrimonio son tutte rose e fiori, sei ancora in tempo, chi te lo fa far? Ma ancora non mi è chiaro l'argomento, lo chiedo a Luca, Mario e zio Vincenzo. Poi mi rivolgo anche al mio legale e tutti in coro dicono così: noi siamo tutti sposati, para ponzi ponzi po. Siamo tutti rovinati, para ponzi ponzi po. Quando l'uomo prende moglie deve solo lavorare. Ti diamo un bel consiglio, para ponzi ponzi po. Non fare questo sbaglio, para ponzi ponzi po. Tu che sei ancora in tempo, scappa via, non ti sposa. La 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 la. Il matrimonio voi volete dire diventerà la tomba dell'amore. Domenica la porterò all'altare, non ditemi che me ne pentirò. Io la mia donna certo non la lascio, ed il motivo adesso vi dirò. Io sogno un bel futuro e da marito fiero magari un po' di pancia metterò. Si dice la famiglia, due cuori una capanna, credetemi felice io sarò. E adesso che ho più chiara la questione, lo chiedo a Piero, Dario e zio Gastone. E mi rivolgo anche a zio Nicola, e tutti in coro dicono così: noi siamo tutti sposati, para ponzi ponzi po. Siamo tutti fortunati, para ponzi ponzi po. Quando un uomo prende moglie trova la felicità. La 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 la. Lo diciamo tutti in coro, para ponzi ponzi po. Cara moglie sei un tesoro, para ponzi ponzi po. La regina della casa senza te non si può star. La 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 la. Noi siamo tutti sposati, siamo tutti fortunati, te lo diciamo ancora, cara moglie sei un tesoro. E adesso che ho più chiara la questione, lo chiedo a Piero, Dario e zio Gastone. E mi rivolgo anche a zio Nicola, e tutti in coro dicono così: noi siamo tutti sposati, para ponzi ponzi po.
siamo tutti fortunati. Parapozzi, pozzi, po. Quando un uomo prende moglie trova la felicità. Lo diciamo tutti in coro. Parapozzi, pozzi, po. Cara moglie sei un tesoro. Parapozzi, pozzi, po. La regina della casa senza te non si può star. La 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 la. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Musica Allegria, benvenuti su Veneto Oggi in questo lunedì 21 di novembre, pronti anche quest'oggi per partire. Abbiamo iniziato con la tarantella dell'orchestra di Ricky Marchetti. Un augurio subito lo vogliamo fare a papà Nicola, il grande violinista dell'orchestra di Ricky Marchetti, che appunto ieri mattina è diventato papà insieme a mamma Simona della piccola Iris. Auguri, auguri, auguri anche a tutti noi di Musica Allegria, un salutone a Nicola, un salutone a Simona, un bacio grande, grande, grande alla piccola Iris. Allora, in questo lunedì qui a Musica Allegria, come sapete oramai da un paio di settimane a questa parte, il lunedì non solo musica ballabile, non solo le vostre telefonate, i vostri messaggi, ma anche ospiti. Infatti il lunedì Musica Allegria si veste di cantautori insieme a Jerry Brighenti, direttamente dalla Fashion One. Oggi abbiamo un'altra delle voci che hanno partecipato all'edizione 2011 e che l'11 di dicembre appunto si sfiderà con altri concorrenti per portare a casa questa edizione 2011 del cantautore. Apriamo pure l'inquadratura, perché insieme a Jerry oggi abbiamo la dolcissima Maria Clementi. Ciao, ciao Maria, e benvenuta in studio. Ciao, ciao a tutti. Ciao Ivan. Allora Jerry, un'altra ospite, un'altra cantante di questa edizione 2011 Cantatour. Ci siamo addirittura d'arrivo, un paio di settimane di attesa ancora per sapere chi si porterà a casa appunto il titolo di vincitore di questa edizione 2011, vero? Sì, stiamo lavorando per questa finale, è un po' che sarà delle bellissime sorprese. Vi invito tutti a venire quel giorno, domenica 11 dicembre, dalle 17 alle 19. Passeremo un bel pomeriggio insieme, avremo anche ospiti. Comici, dove? Di bene dove? Perché Teatro Zinetti, Sanguinetto. Oh. Perché se poi dici vi aspetto Sanguinetto, ma non dici dove, la gente comincia a girare per piazza, no? Ma quando arrivano per la piazza dopo sanno già, dove andare. Allora, dalle 15 alle 17 è appunto questa finale in questa teatro. Finale. Una bellissima scenografia suggestiva che renderà ancora diciamo più indimenticabile questa ultima serata, questa ultima tappa del Cantatour. Allora, abbiamo già fatto quattro chiacchiere nelle settimane precedenti, Maria, con altri tuoi colleghi e amici, perché devo dire che quando si sta dietro le quinte, che si aspetta appunto per salire sul palco, non c'è solo l'invidia, ma c'è soprattutto l'amicizia, vero? Senz'altro, no, si crea sempre un bel clima. Allora, Maria Clementi arriva da? Concamaise. Quindi sei neanche tanto lontana dai nostri studi? No, direi ecco. Di no, dai. E tu sei una delle poche cantautrici che è iscritta, sì. Vero? Sì, 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 penso di essere l'unica. L'unica, esatto. Ecco, l'unica. Infatti quest'oggi ti farò ascoltare due canzoni inedite che ha proprio scritto lei. Sì. E subito vogliamo chiedere, da quanto tempo tu hai questa passione per la musica? In realtà la passione per la musica l'ho sempre avuta, però sai com'è, quando inizi a fare le cose sul serio è un altro discorso, quindi diciamo che sul serio è da un anno a questa parte che lavoro in questo senso. E questo incontro con Jerry quando c'è stato? C'è stato la primavera scorsa. Primavera? Perché sì, ho cominciato a partecipare al Cantatour. Quasi da subito, diciamo. Sì, eccetto già la prima tappa. Da sì, poi... vabbè, quasi da subito, nella prima selezione. È più difficile riscontrare, diciamo, l'attenzione del pubblico con dei brani inediti rispetto a quelli editi? Beh, senz'altro, sì. Penso che sia più difficile perché comunque un brano conosciuto arriva subito alle orecchie delle persone. Un brano inedito penso che necessiti di più di un ascolto, no? Quindi c'è il rischio che non venga compreso, che non arrivi. Ecco, io sì, per la gente che ascolta senz'altro, però il giurato dovrebbe essere già un po' più... E allora preparato. Noi da casa abbiamo comunque un pubblico molto attento, un pubblico che oramai è abituato alla buona musica, e buona musica è quella che ci sta per proporre adesso Maria Clementi. Cominciamo subito con una delle due canzoni che hai portato quest'oggi, con il tuo primo inedito. Sì. Parlaci di questa Occhi Veri. Occhi Veri, in realtà il titolo originario era Occhi Neri. Ok, e... se ne sono andato di santa ragione. Ecco, però poi ho optato per un altro titolo e niente, il tema di questa canzone è la sincerità, l'ingenuità che si riscontra, ahimè, raramente negli occhi delle persone, e ho cercato di metterlo in musica. Inoltre è una canzone un po' particolare perché contiene anche un ricordo per un
mio amico che non c'è più, che se n'è andato giovane, quindi è una canzone particolarmente che mi sta a cuore. Insomma, alla quale tu tieni molto. Sì. Allora, l'ascoltiamo subito, la voce è quella di Maria Clementi, autrice e esecutrice, appunto, e interprete di Gli occhi veri. Ce l'ascoltiamo. Sarete questa sera, il sole ha già bruciato il campo, il tempo ha già bruciato il giorno. Occhi veri, l'ho conosciuto quel ragazzo che mi ha insegnato tanto, ma ci parlavo così poco. Occhi veri, e questo lo rimpiango, e mi sento stupida stasera, perché non riesco più a sentire, e non riesco ad apprezzare il bello che c'è. Il tempo passa e passa in fretta, come un grosso temporale, poi ti ricordi del rumore, la paura di arrivare troppo tardi, e io mi fermo qua. E io mi fermo qua. Occhi veri, la mia pelle cerco storie, ho ancora voglia di inventare, ho ancora voglia di partire. Occhi veri, comincia un giorno senza sole, e nei cortili appena nate ancora muoiono parole. Occhi veri, e questo lo rimpiango, e mi sento stupida stasera, perché non riesco più a sentire, e non riesco ad apprezzare il bello che c'è. Il tempo passa e passa in fretta, come un grosso temporale, poi ti ricordi del rumore, la paura di arrivare troppo tardi, perché non riesco più a sentire, e non riesco ad apprezzare il bello che c'è. Il tempo passa e passa in fretta, come un grosso temporale, troppo tardi, e io mi fermo qua. E io mi fermo qua. E io mi fermo. E questa era Maria Clementi con la sua Occhi Verdi. Allora, una canzone un po' particolare abbiamo sentito, alla quale tu hai detto sei legata molto, perché parla appunto anche di questo tuo amico, e deve essere anche molto emozionante riuscire a portare sul palco le tue emozioni da poter regalare al pubblico, far partecipe anche proprio come vuoi tu, non come magari hanno voluto gli altri, ma proprio come vuoi tu. No, infatti c'è il rischio anche di essere fraintesi a volte, cioè una cosa a cui tieni non viene recepita, però io penso sia il giusto prezzo da pagare per farsi sentire come si è. E cosa ti ha portato a scegliere ad essere cantautrice piuttosto che interprete? Tanto la voce ci occorre sia
per fare l'uno, certo, che perché per fare l'altro. Beh, chiaramente io ho iniziato da, da interprete, questo è chiaro. Poi ho cercato di unire il mio hobby per la scrittura, mi è sempre piaciuto scrivere, e ho pensato di fare delle poesie in musica, insomma, cercare di unire le due cose per sfruttarle alla pari. E niente, le mie canzoni nascono in maniera molto semplice, cioè può essere un'emozione, una cosa che vivo, e diciamo diventano parole che tento di mettere in musica, quindi non è un progetto tavolino, non è un qualcosa di deciso. Se ad esempio prima Jerry ti fa arrabbiare, metti in musica anche quello. Oddio, potrebbe essere. Ieri comunque è una, come scrivere, una figlia d'arte, eh? Sì. Facciamo perché pubblicità. Si può fare, si può, senza nessun problema. Perché Io papà non so che ha scritto qualche libro, tiene... Sì, lui ama scrivere poesie e tiene anche una rubrica sul Nuovo Giornale, il Graffio, papà Dante. E quindi papà, diciamo che la vena artistica della famiglia continua, sì, senz'altro. E devo citare anche mio zio Gianni a proposito, perché è lui uno dei veri amanti della musica che mi ha indirizzato in questo percorso, per cui tanto lo devo veramente anche a lui. E per quanto riguarda invece, abbiamo chiesto a tutti a livello proprio di scuola, a livello di tecnica, tu dicevi prima che molto lo impari da sola. Sì, io sono un'autodidatta, cioè non sono mai andata a scuola di canto e per quanto riguarda lo strumento ho fatto un anno di chitarra, quindi mi definisco proprio un'autodidatta, nel senso che... Però quando uno c'ha qualcosa dentro da dare, sì, non c'è santi che tengano, qualcosa comunque, di esce. Ritengo che per il mio percorso qualche nozione di tecnica penso sia fondamentale, insomma. Perfetto. Allora, Jerry, arriviamo invece a ricordare una cosa che mi hai detto prima dietro le quinte. L'11 di dicembre a Sanguinetto ci sarà una nuova sezione. Una nuova sezione per i cantanti in erba, li chiameremo dagli 8 ai 12 anni, e ospiteremo 6 cantanti, quindi se ci sono delle mamme che avete dei bambini bravi e